di Live GP, buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 359 di Motorbike Circus, il vostro appuntamento del martedì sera col mondo delle due ruote e ovviamente amici di Campione Sport per la replica della domenica. Io sono Alex Di Bisceglia e come trovate il bellissimo e intramontabile Matteo Pittaccio. Ciao Pitti! Ciao Alex, ciao a tutti i nostri appassionati ascoltatori, radioascoltatori, spettatori. Ci siamo, si ritorna in pista prima di un weekend molto molto importante. Allora, non so se lo notate, ma il Pitti, oltretutto, si è fatto un pochino la barba, ma soprattutto è dimagrito, ragazzi. Mi sta sparendo a vista d'occhio. C'è la faccina emaciata, piccina, è tutto ok? Ti fanno lavorare troppo? No, è probabilmente il taglio di capelli e il fatto che non ci sia la barba, forse è per quello. Beh, quello sicuramente aiuta. Infatti, sto pensando di farmi tutto a zero proprio, zero Perché il totale. peso è lo stesso. Ah, non Cioè, è quello. No, anzi, potrei essere dimagrito perché ho tagliato barba e capelli. Ovviamente, Quel cioè, togli peso. mezzetto comunque lo abbiamo Sai, buttato dal può barbiere, fare che la comunque è una cosa differenza. utile. Che comunque è una cosa utile. Ovviamente salutiamo Giulia Andagata alla regia. Giulia, grazie per essere con noi e vi ricordiamo, prima di inserire subito il primo ospite, dove potete seguirci: www.livegp.it, dove trovate tutti i nostri articoli. Poi la pagina di Facebook livegp.it e il gruppo Amici LiveGP, dove trovate tutti gli articoli e soprattutto potete insultare Matt Cantarini, che salutiamo tanto. Dopodiché YouTube, il canale YouTube livegp.it, se attivate la campanellina veniamo noi a cercarvi. Che cosa c'è dopo? Instagram, @livegp.it e poi Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast, Twitch e ovviamente Campione Sport, canale 62 Digitale Terrestre, in replica la domenica alle ore 20. Ragazzi, io direi che possiamo entrare subito proprio pronti via col primo ospite, Giulio, se per te va bene. E salutiamo Alessandro Palma, Palmen in da Motorsport. Ciao Palmen, come stai? Tutto bene? Vai, per me possiamo Ciao entrare Ale. subito al primo ospite. Eccolo qua, Lorenzo Zaretti. Ciao Lore! Ciao, ciao, ciao. Allora, Ciao Ale. Lorenzo ha preso in parola Ciao, Matteo quando buonasera. dice che si perde del peso andando dal barbiere. Pure lui si è fatto tutto il possibile a zero perché così almeno si risparmia peso. Come stai, Lore? No, li ho accorciati perché li sto perdendo. E benvenuto nel club anche tu. Allora, si parlava di questo. Io purtroppo comincio a avere, capito, la stempiatura quella bastarda. Vedi quella del casco. Che fastidio, guarda sta cosa del casco, mi strappa tutti i laterali, mi fa proprio la conchetta qui, è veramente una cosa brutta brutta, guarda, purtroppo. Però quando sei degli anni 80, vedi, i ragazzi degli anni 90 già un pochino meno, ma quando sei degli anni 80 stiamo diventando noi quarantenni, Ormai siamo più vicini ai 40 che ai 30. caccio giù da quanto è vero. Senti, però tu sei tipo il vino, più passa il tempo più migliori, e ci hai regalato una gara 1 di Misano Adriatico che era una roba. Io l'ho guardata tutta, no? E cercavo di vedere se davanti a te, per caso, tipo il Mar Rosso, si aprivano le acque e tu giravi sull'asciutto, perché a un certo punto non si riusciva a capire se gli altri erano a Misano e tu eri al Mugello, eri a Imola, a Vallelunga, però facevi un'altra roba totalmente senza senso. Mi fai capire come hai fatto? Ma alla fine sai che quando vai in quel loop lì che ti capita poche volte nella No, a vita, me cioè non è mai ci sono delle capitato. gare, Purtroppo non c'è. no, però nella carriera ci sono quelle volte che entri in quello stato che ti viene facile, hai azzeccato la gomma, hai azzeccato l'assetto, hai azzeccato la giornata, ti senti bene e alla fine ti godi veramente la gara, cioè sei talmente dentro in quella finestra lì dove ti esce tutto bene che veramente ti godi la gara a pieno. Capita poche volte, purtroppo. Allora, intanto salutiamo Cesare Cencini, ma più che altro, Lore, si vedeva principalmente, sai da dove? Proprio dalla prima variante proprio di Misano Adriatico, perché si vedeva, ma dalla prima e anche dalle Misano, perché si vedeva tipo anche Michele, vedevi Alessandro, che entravano, che sembrava che non la sento, c'è un uovo qui, c'è un po' di ghiaccio, tu entravi e hai detto, ma che mamma che me ne frega a me, e andavi dritto, quindi era una roba veramente spettacolare da vedere. No, ma infatti ti dico, cioè, anche io all'inizio sono partito, oltretutto non l'avevo mai usata quella da bagnato, le Dunlop, e quindi ho detto, boh, ma mi sembra buono il feeling. E 14 secondi, quindi, guarda, buonino, non male così. no, 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 però, cioè, proprio mi veniva bene, non avvertivo perdite di aderenza, quindi guidavo fluido, probabilmente abbiamo veramente azzeccato anche l'assetto per il mio peso, per la condizione, e quindi sono riuscito a fare quella differenza, perché poi ovviamente anche loro vanno forte, e quindi tutta quella differenza è stato questo insieme di cose che poi effettivamente si è trasformato in un vantaggio anche forse troppo marcato per quello che doveva essere.
No, più che altro sai anche perché? Perché se ne è parlato un pochino delle Dunlop, no? Allora, sono tutti discretamente d'accordo sul fatto che siano delle buone gomme, ma che Pirelli comunque offriva a livello di prestazioni in pista un qualcosina in più, sia a livello di feeling, sia a livello anche di durata. Per dire, stessa cosa anche l'anno scorso, qualche problema al Mugello, qualche problema comunque nei curvoni veloci, quindi in generale tutti quanti hanno avuto un pochino da ridire su queste Dunlop. Tu però mi sembra che ti stai trovando discretamente bene. No, allora adesso devo dirti la verità, in realtà io non mi trovo benissimo, cioè faccio fa molta fatica, ma in realtà io faccio fatica per via del regolamento stock, cioè infatti mi viene anche un po' da ridere quando leggo anche gli argomenti e un po' le interviste, in realtà al mondiale dicono tutti che chi pesa tanto è svantaggiato, infatti gli direi venite all'italiano che è il contrario, cioè configurazione stock che non puoi cambiare forcellone, non puoi cambiare parecchie componentistiche a livello di telaio, in realtà io che sono leggero è uno svantaggio, cioè faccio fatica a far lavorare le gomme, quindi in realtà ho il problema inverso. Quindi un po' col Pirelli riuscivo a mascherare questa cosa, perdevo nel giro secco, ma in gara no, perché comunque ha un tipo di compound di carcassa un po' più leggera, invece il Dunlop che è una struttura più rigida, faccio veramente fatica a sfruttare la finestra di utilizzo della gomma è molto ristretta in breve. Allora, per dire, no, stavo vedendo gara 1, Zanetti, Lorenzo, Demetrio, perché è giusto anche nominare tutti quanti i tuoi nomi, finita in 25:42-913, quasi 18 secondi di vantaggio su Kevin Manfredi e altri 19, quindi altri 2, quindi 19:3-17 su Simone Saltarelli che è arrivato terzo. È stata anche una gara un pochino ad eliminazione perché abbiamo visto tutti quanti che comunque veramente tanti hanno peccato un pochino di feeling e questo ha un pochino, diciamo, ristretto il parterre, però soprattutto io sono rimasto un pochino sorpreso. A me, in realtà, per te, soprattutto sembra un'ottima notizia. Un po' di difficoltà di Michele che ti ha permesso anche di accumulare qualche punto. E se non sbaglio, vai via o da primo o da secondo da Misano a livello di campionato. Se non ricordo male, No, campionato sono primo. Campionato sono primo perché avendo fatto prima e terzo sono quello che ha fatto più punti. La matematica, dai, è abbastanza semplice. Meno male. Però sì, ripeto, e questo per chiudere il discorso delle gomme. Ha fatto sì che io facendo scaldare meno il pneumatico, poi ho analizzato i dati della gara, ovviamente ho fatto meno heating sulla gomma, quindi overheating, non sono andato in overheating, non ho fatto surriscaldare la gomma e questo mi ha permesso di avere molta aderenza perché praticamente non ho bruciato la gomma, andando a asciugarsi la pista io in realtà sono riuscito a rimanere con una temperatura del pneumatico basso e questo è stato quello che ha praticamente fatto sì che il mio pneumatico ha funzionato fino alla fine, quando invece loro sono andati in difficoltà. Però di contro, quando è asciutto per tutti, gomma slick, io fatico a fare lavorare la gomma. Ecco. A farla entrare in temperatura, Sì. ovviamente lo stesso effetto, al contrario, quando la finestra cambia e va verso l'alto, diventa più difficile, ovviamente, mandarla in Ma temperatura. per farti un paragone, cioè adesso quest'anno io corro da solo in Superbike, lo scorso anno che c'era Mantovani, per dirti a pari moto, pari setting più o meno, solo differenza di peso, lui scaldava la gomma 8-9 gradi in più. Mamma La mia. regimava e questo si trasmette in un grip, cioè per quello che siamo noi, una stock. Ovviamente tu poi sposti questo al mondiale, Superbike lì lavoriamo sui forcelloni, sulle piastre, e quindi lì ovviamente riesci andare ad arginare il problema. Certo, ovviamente questo lo diciamo anche a favore degli ascoltatori, è anche un concetto diverso fra Dunlop e Pirelli, dove Dunlop ha una carcassa più rigida rispetto a Pirelli, Pirelli facendo muovere la moto per frizione meccanica, la gomma di sé si scalda, quella di Dunlop è più dura e quindi richiede un pochino più di movimento fisico per farla scaldare, quindi ovviamente chi pesa un po' di più la schiaccia ed è un pochino più semplice, insomma, avere anche un po' più di superficie a terra. Senti Lore, invece io ti volevo chiedere un Yes. pochino perché tu eri capitato anche dalle parti del Mondiale Endurance. A me quella cosa là piaceva tantissimo in realtà, perché secondo me Ducati RC con un bel team può fare tanto. Volevo chiederti com'era andata l'avventura, che cos'è che sei riuscito a percepire, se ci saranno altre occasioni, dici qualcosa. Bah, guarda, devo essere onesto, non ci ho capito molto. Cioè, o meglio. Questo lo dicono tutti quelli che ci sono andati la prima volta, dico, raga, io a un certo punto No, ci ma sono io, niente. no, ma io non dico intanto dell'ambiente, anzi a me è piaciuto, ma poi io sai, bene o male sono duttile, cioè ho corso un po' dappertutto, mi piace, alla fine
ho la passione che mi porta a poi andare a sperimentare anche gare diverse da normale. E no, l'ambiente mi è anche piaciuto, mi è piaciuta anche la tipologia di gara da abbinare magari al CIV, cioè comunque sai, sono stato abituato a fare campionati mondiali, quindi 12, 15, 20 gare, fare solo il CIV è poco, fare solo l'endurance è poco, per me l'abbinata era ottimale. E detto questo, l'anno scorso alla fine per infortunio in realtà non ho corso, dovevo essere diciamo il pilota riferimento progetto Endurance, poi alla fine ho fatto tutti i test, non ho corso neanche una gara, sono rientrato all'ultima, ho fatto i test, le prove, le qualifiche, tutto, nonostante fossi anche veloce, hanno preferito non schierarmi in gara, magari avevano paura che non reggessi le 24, non lo so. E da lì in poi eravamo nella trattativa di rinnovo, però poi non ho, onestamente non ho capito perché poi alla fine la scelta è stata del team, cioè un team privato alla fine nell'Endurance, nonostante abbia un occhio di riguardo da parte di Ducati perché giustamente è l'unica Ducati schierata nell'Endurance. Però il team alla fine è privato e il proprietario sceglie l'equipaggio e nonostante appunto ci fossi io, Chaz, Chavi e Ceca. Quest'anno ho deciso addirittura di non avere neanche la riserva, però onestamente poi io avevo la mia disponibilità, sembrava tutto abbastanza regolare, però non ho capito perché alla fine poi hanno deciso di non schierarmi e anche Le Mans dopo hanno preferito, c'era Chavi aveva degli impegni appunto quindi lasciava la figlia, hanno preferito schierare Vettel, però il tedesco, magari il team è tedesco, hanno fatto scelte. Loro scelte, però ecco di fatto a me sarebbe anche piaciuto continuare l'esperienza, però momentaneamente hanno scelto così. Io più che altro perché sono un po' dubbioso, non me ne voglia, sulla scelta di David Ceca per un problema di base che David ha una grande difficoltà ad adattarsi nei primi giri alla moto, quindi magari durante lo stint, i primi 10 giri fa passo veramente lento. Questo è costato a Ducati anche adesso proprio nell'ultima 24 ore, è costato una discreta quantità di tempo, non particolarmente comodo, quindi io in realtà avrei preferito te più che altro perché effettivamente c'è bisogno di un top team. Sì, però ecco, di fatto alla fine è una squadra privata. Dopo, a volte magari io sono esigente, cioè sono quando mi prendono in un progetto per lavorare, per sistemare, comunque vengo da anni che sono collaudatore per loro, per il progetto Superbike, e so cosa c'è bisogno, so cosa bisogna fare per migliorare certe cose, quindi magari a volte risulto anche rompipalle, diciamo. Vabbè, ma guarda, il lavoro di Però testa di è quello. fatto, no, ma poi di fatto siamo noi che siamo col culo sulla moto che va a 300 all'ora, quindi si esige anche un certo tipo di lavoro, cioè mi sembra anche il minimo. Però a volte sarebbe meglio mordersi la lingua e fare del proprio lavoro, però questo è quanto. Poi alla fine se io vado ad analizzare da quando sono salito su quella moto, tra tutte le gare che ho fatto, i test e le prove, non sono mai caduto una volta. Ma poi Quindi più di che altro. fatto è per quello che io dico, cioè, oltre ad essere costantemente veloce, non sono neanche mai caduto, quindi dico, penso che era un punto a favore per le gare di durata, no? Però non si vede Decisamente. che no. Si vede no. Ma io ripeto, ho sempre un pochino di dubbi, anche perché ricordiamoci, insomma, questo sempre a favore dei telespettatori, che IRC Ducati, che appunto è una squadra privata, è una squadra che peraltro ha la Procarso come sponsor ed è quella che gestisce il team essenzialmente, ed era una squadra in cui i migliori dipendenti di questa azienda venivano utilizzati come meccanici come premio all'epoca, e all'epoca parliamo di 3 anni fa, quindi non è che parliamo proprio di tantissimo tempo fa. Adesso gli è stata data un'impronta un pochino più ufficiale, ma in realtà non è ufficiale, è un pochino più professionale. I risultati onestamente si vedono. Ducati ci sta mettendo un pochino del suo, poi ci sono dei piccoli problemi anche di gioventù del progetto, Lore, perché insomma abbiamo visto, per dire una cosa, il Boldor dell'anno scorso, che hanno cotto due pacchi dischi nell'arco delle 24 ore e alla fine delle ultime 3 ore non hanno pensato di cambiare la campana. Pittaccio sorride perché io e lui eravamo a Vallelunga mentre commentavamo e abbiamo dovuto togliere l'audio perché altrimenti ce l'avrebbero censurato. Però diciamo che noi eravamo lì lì per dire, io facevo contro sfortuna dicendo, vabbè, ma tanto mo qualcosa succede, e qualcosa è successo davvero, no? Quindi diciamo che c'è da sistemare qualcosa. Allora, diciamo che per quello che un po' non è che sono incazzato, però dico, alla fine sono arrivato, quel progetto era X, il lavoro che c'è stato dietro, insomma, ho spinto, no? Cioè, per fare determinati tipi di lavori, da lì è arrivato l'ingegnere elettronico, c'era comunque il capotecnico,
a Le Mans so che era andato anche un meccanico, quindi alla fine, dall'inizio che diceva no, la mia squadra sono i miei meccanici che lavorano in azienda, per carità, che poi è una bella cosa, perché uno poi la squadra se la impronta, se arriva un risultato arriva per propri Sì, però meriti, non va bene, sei il ci sta. junior team di Suzuki, cioè Lo sei so. comunque una compagine un po' diversa, no? E poi le VC è più complicato, onestamente, dai. Però a forza di dai e dai, comunque un po' si sono strutturati nel verso giusto e infatti dico comunque adesso i risultati poteva iniziare a arrivare il momento di raccoglierli, per quello che dico mi sarebbe piaciuto far parte visto che si possono iniziare, però ho visto che alla fine Le Mans il problema è stato più o meno simile al Bod Dhor, quindi poi hanno ancora alcune lacune, però onestamente secondo me la moto sarebbe la moto da battere nell'Endurance, come lo è negli altri campionati onestamente. Sì, e quello l'abbiamo dimostrato e visto ovunque. Pitti. E domanda veloce, Lorenzo. E per quanto riguarda, a me piace molto il motorsport americano e sappiamo tutti che tu sei stato il pilota capace di riportare Ducati alla vittoria in Moto America nel 2020 a Indianapolis. Madonna, sono già passati 3 anni, 2 anni e mezzo. E niente, volevo innanzitutto capire da te. Quante possibilità ci sono di rivederti eventualmente in un campionato come il Moto America? Ti piacerebbe? E pensi che sia stato temprante? Ti abbia aiutato tanto per via del livello dei piloti in pista e soprattutto dei tracciati molto, molto complicati? E allora mi è piaciuto perché negherei, no? Mi è piaciuto anche come sono stato trattato là, per come mi hanno accolto e al di là dei risultati. Poi sono un pilota che negli ultimi anni, avendo lavorato anche sullo sviluppo, avendo corso anche in Asia, tra l'asiatico, ho corso nel campionato filippino, in Moto America, cioè comunque riesco ad adattarmi molto velocemente a dei contesti particolari, perché ormai tutti i campionati nazionali sono diventati campionati di specialisti. Probabilmente c'è stata cioè hanno sottovalutato il fatto che sia andato là e abbia vinto e abbia fatto in 6 gare 6 podi, il fatto che beh, allora mettiamo un nome e vinciamo tutto. Così non è stato. Perché comunque poi bisogna ricordarsi che quando si va in questi contesti, le squadre non è una squadra ufficiale. Cioè, sono squadre comunque piccole, sono squadre che magari hanno dei personali meccanici, dico, non sono i nostri che siamo abituati, che magari qua ce li abbiamo anche al campionato italiano, così validi e bravi, preparati. In quei campionati no. Quindi si sottovaluta il fatto che c'è molto da rimboccarsi le maniche. Cioè, io mi ricordo, sono andato giù alla prima gara, mi prendevo io la pressione delle gomme quando mi fermavo al muretto box. Cioè, per far capire È no, un quanto ti po' devi più rimettere. rudimentale. Per quanto ti devi rimettere in gioco, mi sono fatto la tabellina di conversione bar PSI, cioè se tu non switchi e sei abituato a correre al mondiale italiano, che hai anche il meccanico che ti toglie e mette la termo, che ti fa la benzina, cioè non che Quale là poi approccio non preferisci? struttura. Beh, no, Una volta. chiaro che quello da ufficiale o quello da pilota giù, vero, è chiaro che lo vogliono tutti, però sai che quando vai in questi campionati o tipologie ti devi rimettere in gioco. Anche a sistemarti la moto, perché ovviamente tu qua sei abituato che dai le tue magari sensazioni, c'è cioè il capotecnico che ti dice ok, facciamo Certo. così, così, così. Là no, cioè là ti devi mettere lì con loro, spiegargli perché la moto va così, come la vuoi fare così, cioè ti devi rimettere in gioco e reinventarti. Ed E è per queste sono questo difficoltà. che mi farebbe molto piacere vederti nell'Endurance, perché quando corri in campionati del genere dove devi bene o male affrontare contesti nuovi, no? Diventi più preparato. Cioè, immagino che tu ora abbia tutta questa esperienza alle spalle e in contesti difficili la possa applicare. E l'Endurance è il Monte Everest, diciamo, è il No, ma riferimento. poi 24 ore di gara aggiungendoci. con meteo diverso, condizioni diverse, tanti piloti. No, ma ormai poi il livello si è alzato talmente tanto pure nel Mondiale Endurance, Pitti, Sì. che è fondamentale avere proprio una. Ripeto, il top team non è più un optional. Una volta, fino a una decina d'anni fa, nell'Endurance, la 24 ore era una vera e propria maratona in cui non era necessariamente detto che il pilota più veloce fosse addirittura quello più veloce di giorno. Tante volte c'erano gli specialisti notturni che recuperavano tempo in quei punti là. Adesso è diventato importante quei 10 secondi che tu perdi al box perché hai il monobraccio invece che il bibraccio e quindi hai una difficoltà maggiore nel cambio di gomma, la
la forcella, c'è stato quel problema con le pinze per Yamaha Art durante la 24 ore, tutte cose magari piccole, 10 secondi non li riprendi più come prima, per quello serve gente veloce come loro. Ma perché di fatto io mi ricordo la prima volta che sono andato su Suzuka, che Suzuka erano 8 ore, di fatto ho detto questa non è una gara endless, questa era una gara, era una superbike portata 8 ore, cioè tu entri in manche, esatto. Superbike. Sono 8 ore, anche sono 8 superbike attaccate. Ma ormai anche la 24 ore, perché cos'è? Di fatto una volta era un campionato di specialisti o piloti veramente a fine carriera. Adesso col fatto che nel mondiale superbike o anche in altri contesti gli ingaggi non sono più alti. Nell'endurance comunque il pilota nei team buoni è ancora pagato. Quindi di fatto cioè, ci vengono anche piloti veloci, come potevo essere io o il Canepa o gli altri, insomma i top, Ghintoli piuttosto che altri. E quindi di fatto i top team fanno lo stint quasi come se fosse una gara superbike, di fatto, anche nelle 24 ore. Ma quello infatti è quello che bisognerebbe insomma un pochino recepire più, anche perché poi fortunatamente a me piace questa cosa che il Mondiale Endurance si sta prendendo volano, comunque ha un certo seguito, c'è un problema oggettivo di calendari, perché sembra diventata... Cioè, l'hai visto il calendario di quest'anno? Addirittura adesso non si sa se Spa sarà una 24 ore o se la divideranno in una 12 ore e poi un'altra 10 ore il giorno dopo. Cioè, ci sono determinate cose che in questo forse ricordano, ecco, tipo il Moto America dove hai corso, in cui c'è ancora del dilettantismo anche un pochino nella gestione del campionato stesso, no? Sì, sai, magari fanno fatica a collocarsi, cioè vorrebbero ampliare, però fanno fatica a trovare una linea. Questo, adesso questa di Spam la dice te, adesso non ero al corrente ancora, che la volessi. Ancora non è neanche definitiva, nel senso, cioè il team prepara i motori giustamente in base alla stagione che dovrebbe fare. Durante la 24 ore di Le Mans si è fatta la riunione con i piloti per chiedere loro qual era la loro idea, perché c'era questa possibilità che... L'anno scorso è vero, ci sono state delle criticità, ma le criticità erano più dovute ovviamente al maltempo, al fatto che comunque Spa è un circuito probante, non è né Le Mans né il Paul Ricard, adesso con tutto il bene, 24 ore a Spa sono una media velocistica molto più elevata e uno sforzo fisico e psicologico decisamente importante, ma questo lo si sa da giugno dell'anno scorso, quindi non si può arrivare a maggio che ancora non c'è una comunicazione ufficiale. Cioè il problema è che ecco cambiano delle cose. Most hanno dovuto tagliare 2 anni fa 2 ore di gara perché c'ero. Te lo ricordi? Non c'è la safety road e quindi loro col buio non hanno ritenuto troppo complicato correre col buio pieno. Cioè capisci che questi il Moto America non le fa queste cose, sembra incredibile, ma il Moto America sta roba. Aspetta, però il Moto America ha tagliato una partenza per un blackout della pista. Non so se vabbè, però quello è un problema tecnico. A Road Atlanta è un problema tecnico, è vero, però diciamo che come campionato, almeno guardando le gare, si vede che lo diceva Lorenzo, anche come coinvolgimento, come addetti ai lavori, a livello di coinvolgimento è minore, comunque, inferiore rispetto alla GIV. Sì, comunque Motomerica è patrocinato dalla Dorna, cioè alla fine c'è dietro la Dorna, perché Motomerica con Guerin e sì, alla fine dietro è Dorna. Probabilmente le criticità vengono più dagli impianti, cioè che effettivamente sono piste vecchie, con delle infrastrutture vecchie, alcune ovviamente tolte le 2-3, quelle Texas, quelle omologate GP o Superbike. Mi sta più bella? L'avete piaciuta di più? In America? In America dici? Sì. Ma ti devo dire Miller, che ci avevo corso in Superbike, non col Moto America. Infatti stavo dicendo, poi incredibile. Madonna, io guarda, tipo sì, è una tra le piste che me, giocandoci ovviamente perché non l'ho mai vista, è una fra le piste che mi piace di meno in assoluto. Beh, Salt Lake City, tanta roba. A me era piaciuta, poi ti dico, Laguna è bella, cioè ha fascino, però è difficile, perché e secondo me il difficile non è il cavatappi, ma è il rettilineo d'arrivo. Però è una pista, è piccola, cioè quindi con il superbike la sfrutti poco e ti dico, infatti il punto difficile è il rettilineo d'arrivo, perché è una curva di fatto, infatti mi ricordo che dopo il primo turno ero un po' in difficoltà e in realtà il trucco per farla me l'ha detto Rain, che è venuto al box di mi fai così così e da lì poi avevo sbicciato, ma facevo veramente fatica. Indianapolis è una pista abbastanza tipica, sai, pezzo di banking. Road America ti ha impressionato? Road America non ho corso, ho fatto Rimini. Ah, è vero?
Che anche È il Ridge vero, è da una Ridge. pista particolare perché c'è un cavatappi in salita e uno in discesa, che in confronto al cavatappi di Laguna è un'autostrada. Cioè quello di Ridge, proprio metti la prima, scendi, sembra ti fermi praticamente, poi scendi di tre piani e poi non ha, è in mezzo al bosco, non c'ha, in alcuni punti non hai neanche i guardrail che delimitano il bosco. Cioè proprio ti devi riabituare. Però ecco, quella Miller era, diciamo, veloce, bella, particolare, a me non era dispiaciuta. Ecco, c'è cioè, giustamente Alessandro che ci ricorda un episodio che è avvenuto l'anno scorso col moto, proprio col Moto America, con Danilo Petrucci, che c'era stata quella brutta caduta e lui è rimasto sdraiato nelle vie di fuga per qualche minuto perché i commissari non erano a portata, nel senso, cioè ci sono effettivamente anche delle criticità che sono sì organizzative, ma anche secondo me per una certa mancanza di cultura sportiva sulle Credo moto, delle fosse moto. al Vir è un'altra pista da pazzi dove non ci sono limiti, cioè veramente là sei, Ciao corri in Giulietta. mezzo a una valle Sì, e se capisco. cadi. Però, ragazzi, allora, se pensiamo, tanto abbiamo ancora qualche minuto, se pensiamo al British Superbike, non è che le piste siano tanto meglio, cioè parliamoci chiaramente, però là c'è una cultura delle moto in pista, delle moto, non del motorsport, perché in generale gli americani sul motorsport l'abbiamo visto, insomma, con l'IMSA, l'abbiamo visto con Cadillac, con Glickenhaus, comunque loro ce l'hanno la loro cultura del motorsport. Beh, quattro ruote. Le due ruote loro erano al massimo i dragster all'epoca, però effettivamente il campionato, che è parecchio che corre, non ha mai avuto quel seguito nazionale, cioè il CIV, che tutti ci lamentiamo dei numeri che fa il CIV è seguito 50 volte di più e sei nella terra dei motori. Il Moto America non ha questa grandissima cultura dietro, quindi ci può stare, no? Ma se, guarda, ti dico una piccola cosa così almeno anche voi riuscite a valutarlo. Cioè, il CIV alla fine poi corri in 3 circuiti 4, però sono a livello internazionale, cioè i marshal sono sempre gli stessi, lo staff medico è sempre lo stesso, che poi va a lavorare anche nel World Superbike, nella MotoGP, quando c'è l'evento. Sono abituati, postazioni mediche ogni curva, in alcune curve anche ingresso e uscita, cioè è proprio una concezione diversa. Là sono piste, magari alcune che corrono gare molto importanti, alcune che non ci corre nessuno, se non quando ci va il Moto America o magari un'altra serie, dove c'è la postazione medica una ogni due curve, perché le vie di fuga sono anche magari più impervie, cioè è completamente diverso. E loro la cultura anche del soccorso è diversa. Se guardi le gare di Supercross, che sono comunque seguitissime avanti nelle luci, cade il pilota, lo prendono su come un sacco di patate, se lui vuole lo rimettono in moto e parte. Cioè è proprio una loro cultura. Sono un po' più Alla inglesi. spera in Dio. Il DSB fa sta roba qua, cioè sono un po' più inglesi, questo, un po' Proprio più Premier League. anglosassone. Vabbè, giustamente come dice poi Gianluca, dice i marci americani spesso sono degli appassionati senza avere propria preparazione. Ciao Gianluca, effettivamente è capitato di Questo che vedere volevo il dire. dilettantismo, sì, effettivamente sì. Lore, grazie per essere stato con noi, noi abbiamo il prossimo ospite sotto, senti, ci riaggiorniamo fra qualche gara così ci racconti come sta andando e se siamo riusciti a scaldare Dunlop, poi magari vengo io Oh, col... tanto corro tra 3 giorni, quindi Sei vediamo. arrivato praticamente. Ah, stai pa quando parti? Domani? No, io parto giovedì mattina. Giovedì del CIR non giro, o giro, faccio un turno, adesso vedo. Ah, beh, C'è da lavorare domani, oh. tocca lavorare ancora un Mica giorno. abbiamo tutti i giovedì liberi per andare a fare prove, ragazzi. Dai. Grazie Lore, grazie Grazie, mille. ciao, 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 grazie ciao, in bocca al lupo. a voi. Ciao, ciao. Crepi, crepi. Ciao. E vai Giulio, direttamente palleggio perché vedo sotto. Carletto Pernat, dov'è Carletto? Ciao Carletto! Ciao Carletto, come stai? ragazzi, Ciao guarda, Carlo. un po' rincoglionito come al solito, d'altronde, però quasi in partenza domani per Le Mans e sto aspettando gente. Se mi assento un attimo, perché suonano il campanello e ma ritorno. Ricordatevelo, Non ti preoccupare, non ce ti l'abbiamo preoccupare. fatta a fare la trasmissione, dai, sempre incasinati. Guarda, ci sono delle volte che ho pensato che se invitavo il Papa avrei avuto un appuntamento in più, Eh no, solo ma c'è sempre un casino. Cosa vuoi? Parti al mercoledì, a lunedì ritorni tardissimo. Non hai mai lo spazio, è difficile, ragazzi. Non è che facciamo i Gypsy King noi, eh? per... Siamo degli no, zingari dorati, ma degli zingari però, eh? Quindi insomma, un po' duretta. ma poi Non mi adesso che fanno funzionava, i calendari.
I calendari sono, ma sai, un calendario stranissimo quello di quest'anno, perché ad esempio a luglio, avendo levato Kazakistan, non c'è una gara, per esempio. Ora poi dopo Le Mans c'è 2 settimane di fermo, poi ce n'è 3 attaccate. E poi quando ad agosto ce n'hai 3, a settembre parti, non torni più. Cioè, stanno un po' esagerando, ti dico la verità, sono calendari che non vanno bene, ma non è solo per i piloti o per noi, è più che altro per i tecnici, ragazzi, i meccanici e i tecnici non ce la fanno mica, eh? Perché loro entrano dal giovedì fino alla domenica notte, non li schiodi fino a mezzanotte, tra gare, prove, Q1, Q2, sprint race. Sai, Formula 1, tanto per portare un esempio, fanno qualche gran premio più di noi, però hanno 2 squadre. Cioè, quindi metà meccanici fanno metà squadra e metà un'altra. Qui no, qui veramente secondo me stiamo tirando il collo a della gente che poi può fare anche degli errori, quindi ne va anche della sicurezza. Quando sei sotto pressione diventa più dura, ragazzi. Non è che io sono un po' contrario a questo format, capisco lo show must go on, capisco tutto quello che volete, però francamente secondo me è un format un po' esagerato. Poi ognuno la può pensare come vuole, sia ben chiaro. Più che altro io non capisco come abbiano fatto a pensare veramente, e questo l'abbiamo già visto anche con altri circuiti, che il circuito del Kazakistan potesse essere pronto per quest'anno. Adesso capisco che nel calendario tu in qualche modo devi anche dare un po' di hype, capisco che comunque ci sono sponsorship, ci sono governi che ci mettono i soldi perché c'è scritto che c'è nel calendario, oppure poi non lo finisci, magari fai l'anno prossimo, però questo modo di organizzare le cose effettivamente porta ad avere un casino, perché poi dopo non riesci mai a capire se quel mese corri, se quella settimana corri, lo devi recuperare, non lo devi recuperare, poi dopo ti Guarda, come fai? ma non è solo quello di cui tu hai perfettamente ragione. Ma tu immaginati le agenzie di viaggio che abbiamo, no? Che ce ne sono due, la Tour e la Fly, che organizzano tutto quanto e un mese prima gli dici di no, con caparre versate, con alberghi presi, con aerei prenotati. Cioè, al limite, dillo a marzo, non dirlo un mese prima. No, ma poi lo sai, cioè lo sai come sta messo il circuito. Non mi venire a dire che a marzo non lo sapevi che non era finito quel Ma sì, circuito. ma pensi che l'India si faccia? Io ho i miei dubbi. Ti volevo chiedere questo: secondo te, Carlo, in India si va No. o non si Io va? ho i miei dubbi perché la Formula 1 è andata scappata. So che c'erano problemi di soldi, che sai, i piani promettono, poi non ce l'hanno, vanno dal governo. La mia impressione è che non si faccia, non è sicuro, ma l'impressione è che non si faccia e che probabilmente verrà messo Aragon e si faranno 20 gran premi alla fine. Questa è un po' la mia impressione. Mi Però auguro che se si la faccia, Spagna, cioè ma d'altronde, sai, i circuiti che fanno i mondiali non è che ce ne siano poi tantissimi. Sembra che ce ne siano tantissimi. Ti ricordi la Finlandia, ci hanno spaccato i maroni per 4 anni, che c'è la Finlandia. E poi alla fine i circuiti sono sempre gli stessi, ragazzi, a parte l'Indonesia, che poi è un mercato enorme, quindi bisogna andare. Per il resto, parlatemi voi di un circuito nuovo, pure non come li fanno, ne vedo. nel senso, cioè noi quando facciamo un circuito in Europa, pure che lo fa Tilke, che tanto ormai li fa tutti lui, comunque è un livello di circuito diverso, la preparazione del circuito stesso è diversa. Io mi ricordo che era Indonesia o era quello che si sfaldava, no, mi sa che era Argentina, Era Argentina. quale? quello che si Argentina? sfaldava l'asfalto, Sì, Argentina. era Argentina, Argentina. cioè è una roba che non può accadere se tu sotto c'hai una moto da 280 cavalli, perché quella ti ammazza. Oh, ma stiamo No, scherzando? sono d'accordo con te, ma vedi, se facciamo un paragone con la Formula 1, è una cosa completamente diversa, perché Formula 1 fa dei circuiti cittadini, no? Tipo Singapore e compagnia. Una moto non può andare nei circuiti cittadini perché col muretto a 1 metro ti ammazzi. È completamente diverso. E noi abbiamo quell'handicap che bisogna che ci siano dei circuiti e soprattutto per le moto, perché già quelli misti non vanno bene, perché noi abbiamo bisogno di vie di fuga, solo vie di fuga. Ricordiamoci Suzuka col povero Kato, cioè non possiamo fare quei. Peraltro è anche discretamente fatto, cioè rispetto a determinati circuiti che si sono visti susseguirsi, tipo Mosto, roba del genere. Oh, Suzuka è fatto anche discretamente bene, Assolutamente sì, sono d'accordo, ma infatti era un circuito bellissimo, solo che sai, non puoi correre con le guardrail o con il muretto a 2 metri perché ti rimane un acceleratore, come probabilmente è rimasto la Honda, Stoner. bloccato e ti ammazzi. Però Cioè, quindi. infatti là devi avere gli airfence completi. Allora, il problema qual è?
si possono fare gli upgrade che ovviamente hanno un determinato costo e determinati circuiti, tipo andare pure, io lo dico, andare a Spa. Giulietto dice andare in Turchia, la Turchia potrebbe avere senso, Giulietto, però tu non hai il turco, cioè non ci vai per Chanon, onestamente. Il conto è che Toprak veramente lo prende Prama, che adesso di questo ne parliamo, Carletto. È anche un territorio abbastanza discutibile come sicurezza, eh? Però ancora si può fare, però per dire, cioè c'erano veramente dei circuiti in cui io non capisco come si sia potuto correre. Ritorno all'Estoril, no? Ragazzi, cioè... D'accordo. È datato, no? Mo adesso lo possiamo mettere come ci pare, ma l'hai visto quella S in salita col muretto al centro? Oh, ma come fa a starci ancora il Red Bull Ring in calendario? Sono perfettamente d'accordo. Red Bull, il nome? Ho capito, però dai, cioè, ce l'hai buttata avanti il problema del Red Bull Ring, non è una roba che è nata l'altro ieri. No, io sono d'accordo con te, però io immagino che Carlo lo sa, penso ce lo possa dire, no? Che i calendari alla fine sì, la sicurezza è tutto, ma alla fine contano i soldi. Guarda, purtroppo stiamo andando su quello che tu hai detto, contano i soldi, non avrebbero nemmeno cambiato il format, sei d'accordo con me, no? Quindi la sicurezza, io fossi nei piloti e l'hanno fatto, a Le Mans so che si vedono tutti i piloti con la Dorna e con la direzione gara, per mille un motivo. Prima vorrebbero capire perché quando prendono le penalizzazioni, quando vengono sanzionati, perché qua... È ridicolo tutto quello che stiamo vedendo, ma molto ridicolo. Cioè il Bagnaia che passa lo sanzionano, Quartararo lo sanziona, Morbidelli, ma stiamo scherzando, ma cosa vogliamo? Non sorpassare più? È già difficile sorpassare perché queste moto stacchi alla fine, quindi sorpassi è difficile. Se poi non puoi toccare una, allora facciamo la fila indiana. No, io non sono assolutamente... Passiamo Morbidelli, no? Facciamo che Morbidelli va bene. Facciamo Morbidelli, sì. Un eccesso di zelo, vabbè, facciamo, vabbè. Ma Quartararo che doveva fare? Sparire pazzesco, nel nulla? Pazzesco, cioè, disgregarsi per non prendere uno l'altro. Gli ha toccato con la mano, gli ha toccato il freno posteriore sotto la leva, col braccio, che era Oliveira all'esterno. Cioè, che ne fa Fabio Lava? Dove va? Sono perfettamente d'accordo con te, ma poi guarda un po' la farsa che a Marquez non gli hanno, praticamente gli hanno levato il long lap oggi, no? Ma voglio dire, ma non è il fatto di levarlo, perché ci sta, fossi stata la Honda anch'io avrei fatto ricorso. Certo. Ma chi prende le sanzioni cosa scrivono? Ma come puoi scrivere che gli fai fare i due long lap nel Gran Premio d'Argentina? Scriverai che lo farai nel primo Gran Premio dove si presenta. Cioè, viene tutto a monte, capisci? Ci abbiamo una direzione gara, e tra l'altro io voglio adesso separare le cose perché è meglio separarle. Cioè la gente, Loris Capirossi e compagnia, non ha niente a che vedere con la direzione gara. Bravissimo, bravo. Perché loro vivono addirittura in una stanza separata. La direzione gara è fatta da Freddie Spencer e dagli Stewart. Freddie Spencer era stato un gran pilota, l'ho visto anch'io, data la mia età. Però ragazzi, non capisce niente. Francamente, delle volte ci sono delle decisioni che sono ridicole e antisportive. Io, se non ci mettono mano, io vedo delle cose veramente che mi fanno accapponare la pelle. Mai visto? Io ricordo i vari Nosetto e compagnia bella, che forse voi non vi ricordate, che erano direttori di gara, ma quelli erano direttori di gara, quelli erano race director che prendevano delle soluzioni giuste. Questi qua non capiscono niente, ragazzi, me lo dico io. Cioè io sono allucinato. Meno male che... Alessandro dice giustamente, dopo le cavolate che hanno fatto la figuraccia sul caso Marquez, Stiar Partner dovrebbe rimettersi in blocco. Non c'è una responsabilità dietro. Però, il problema reale è che quando si sbaglia, nessuno si prende la responsabilità. Cioè, le decisioni prese ai Reds, che io le capisco, adesso Pitti sento anche te su questo, io posso capire il dare l'esempio, ma il problema semmai può essere la Moto3. Tu in MotoGP quel discorso non lo puoi fare, perché se io in curva è il primo giro, nelle prime quattro curve, ma è normale che c'è quel casino, ma come fa a non esserci? Cioè, sono d'accordo con te. E poi vuoi che in quattro curve c'è già il trenino, ma scusa. Sono d'accordo con te, però c'è anche da dire una cosa. Quando tu vedi, fai un format con la sprint race, la prima gara che fai, viva Dio, al giovedì raccogli i piloti, li convochi e gli dico: ragazzi, è la prima gara della sprint race, cercate di essere gestirvela con la testa. Niente, non l'ha nemmeno chiamati. E capisco i piloti, al primo giro hai visto l'incidente di Marini con Bastianini, che Bastianini si è rovinato mezzo campionato. Cioè, ma non che è la colpa di qualcuno, però quelle entrate, se li chiami prima, la prima sprint race,
li metti anche in condizioni non di non entrare, ma di stare più attenti, perché quella interrata lì, se hai 21 giri non la fai, sei d'accordo o no? La fai nella sprint race all'inizio. Pure nella sprint race non lo fai al secondo giro, lo fai bravissimo. Lo so, però non tutti i piloti sono uguali. Allora a quel punto una direzione gara, una donna li chiama prima della sprint, ragazzi, formate nuovo, stiamo attenti tutti, passate quello che volete, ma niente, alla guerra come alla guerra, capite ragazzi, no, non va bene così. Titti, dici. Freddy Spencer. Ragazzi, scusate che mi ha suonato, ritorno. Vai. Tranquillo, vai, tranquillo, Carletto. No, allora, io vorrei partire dal fatto che a presiedere lo steward panel c'è Freddy Spencer, che è un ex pilota, quindi teoricamente io da un ex pilota mi aspetterei che la condotta di gara, non dico che sia liberi tutti, ma quantomeno un pochino più morbida. Vado a prendere l'esempio, no? Questo weekend, l'ultimo weekend, c'è stata la Superbike in Catalogna con il fattaccio Rinaldi Bassani. Ora, stiamo sempre parlando di campionati Dorna che, almeno a livello di trattamento, dovrebbero gestire in maniera equa gli episodi. Perché mi vai a penalizzare un Bassani nei confronti di Rinaldi? Rinaldi invece non gli dici nulla per l'attacco che ha fatto su Bassani. Perché cito un altro esempio, perché anche lì c'è discordanza, c'è discordanza sia in Superbike che sia in MotoGP, no? L'entrata di Bagnaia su Miller, che cosa aveva di irregolare? Cosa c'era? Allora, aveva semplicemente approfittato di un sorpasso, e io mi meraviglio del fatto che dietro ci sia Freddy Spencer con la commissione. Sono ignorante da questo punto di vista, perché non so come viene presa la decisione. Sicuramente ci saranno delle procedure all'interno dello Stewards Panel attraverso le quali verranno appunto le decisioni, no? Riding, io però penso che appunto io credo che poi sia Spencer stesso a dire ok, comunichiamo e confermiamo questa decisione. Freddy Spencer è un pilota e ha corso in un'epoca in cui gli attacchi e il coraggio veniva, non dico premiato, comunque era la prima cosa. Noi ricordiamo quegli anni come gli anni d'oro del motociclismo e del motorsport, no? Sì, però vedi, e invece allora, adesso vedi una penalità per un motivo, l'altro episodio invece lo lasciano scorrere, lo lasciano passare avanti. Vedi Quartararo che viene penalizzato con un altro long della penalty, perché giustamente da regolamento tu devi scontarlo rimanendo dentro i limiti della pista, però anche qui c'è un problema, perché qui Quartararo, che cosa, secondo me andrebbe un attimo ammorbidito il regolamento da questo punto di vista, è messo un margine di tolleranza, perché alla fine non ha fatto nulla, allora, nulla che vada oltre il regolamento. Poi che le regole siano regole è vero, che le regole siano regole è vero, però c'è un problema di coerenza. Si passa da una sanzione a un no further action, così in Formula 1 si direbbe, quindi nessun provvedimento, con episodi simili, e mi sorprende che a capo di tutto ci sia Freddy Spencer. E che da quant'è che Freddy Spencer comanda lo steward panel? Un paio d'anni. Sì. Io mi ricordo in epoca Covid, in pandemia, c'era già Freddy Spencer, quindi saranno 2-3 anni. Anche 4. Nonostante tutto ciò, non si è mai imparato dagli errori. Allora, Giulietto Gatti, sembra che non sia mai stato un pilota, roba da matti. Esatto. Però qua vi volevo. Allora, Giulietto Gatta dice: magari Freddy Spencer ha corso in un'epoca in cui tutto era più ammissibile. E questo già è per questo. Ma aspetta, l'altro punto qual è? Ragazzi, Freddy Spencer è del 61. Ma secondo voi si ricorda com'era quando correva? Cioè, era tutta un'altra cosa. Aspetta, allora, Ale, tu, Dorna, intervieni e non lo lasci lì qua. Bravo. Qua io volevo arrivare. Il concetto qual è? Non puoi avere un sessantenne a dirigere dei ventenni in pista. È sbagliato perché il sessantenne, a parte ovviamente, subisce determinate pressioni, nel senso, io non do tutta la colpa a Freddy Spencer firma il provvedimento, certo. A cui dice Pitti, cioè dietro c'è tutto lo steward panel e ci sarà una procedura. Ciononostante, quello che si è visto ai Reds è tutto sbagliato, cioè non c'è una cosa giusta. Posso passare sopra anche all'altro long lap penalty, il secondo long lap penalty di Fabio, perché secondo me la corsia del long lap penalty è pericolosa così. E quello ci sta, sono d'accordo con te. Infatti la va allargata, è sbagliato come è fatto. Tu devi fare la corsia stretta, ma ingresso e uscita li devi fare larghi, perché non è detto che il pilota sia comodo in ingresso o comodo in uscita, perché tu puoi avere moto da un lato e moto dall'altro. E non osservazione giusta.
e non mi puoi fare un metro, anche perché io non ho gli occhi sulle gomme. Se sto a mettere il ginocchio per terra a sinistra, non vedo se a destra sbaglio di un millimetro. D'accordissimo. È sbagliato come sono fatte, secondo me. Detto questo, però poi dopo è il primo long lap penalty che è il problema, non doveva essere proprio combinato. Vabbè, siamo d'accordo, ma io guarda, non è che ti svelo un segreto, perché non sono segreti. Io sono stato mezz'ora da Carmelo Spelletta, mi ha chiamato, sono andato in ufficio da lui, ha chiuso la porta e gli ho parlato di Freddy Spencer, gli ho detto: ma Carmelo, ma visto che abbiamo sia amici da 40 anni, ma ti rendi conto? Ma io non posso farci niente. Ma come non puoi farci niente? No, perché io pago la FIM e sono uomini FIM che li cercano loro. Ho capito, Carmelo. Ma non è vero. Ma no, attenzione, in effetti è così. Cioè la donna... Mi facciata, dice, ma se poi sì, facciate così. Ma io sono d'accordo. Però lui si è trincerato dietro questo discorso. Mi ha detto: guarda, ora parlerò con la FIM e sono loro che mi danno il servizio che io pago. Perché tu sai che la Dorna paga la federazione, certo. Fa diversi milioni all'anno per avere il titolo, hanno un presidente, perdonami, io sarò anche mio amico il portoghese, ma francamente non lo vedo, come presidente non lo vedo, uno che in una conferenza stampa, quando hanno presentato la Sprint Race, hanno cominciato a dire che la Yamaha, che Valentino Rossi avrà la Yamaha al prossimo anno, e come può permetterselo di dire un presidente della federazione in una conferenza stampa che non è roba sua, mi scappa da ridere. Facciamo i professionisti senza i professionisti, questo è il problema, ragazzi, stiamo facendo i professionisti senza i professionisti. E questa è una brutta cosa, perché poi succedono questi pateracchi e si fanno delle brutte figure. Ma è evidente. Carlo, secondo te, dopo lo scandalo Marquez, perché di fatto con la vittoria di Marquez lo steward panel è stato demolito. Certo. Sarà questo un segnale per cambiare effettivamente le cose? O si andrà io me lo auguro, ma secondo me fino a fine anno vai avanti così. Se vuoi la mia opinione, da quello che so, da quello che vedo, da quello che parlo, si andrà avanti così. Anzi, solo fino a fine anno sarebbe comunque un passo avanti, nel senso vuol dire che l'anno prossimo fa qualcosa, secondo me sicuramente il prossimo anno verrà cambiato sicuramente, quest'anno secondo me no, però se ne stanno rendendo conto, dai, lo vede un cieco, non possiamo vedere queste cose, dai, su ragazzi. Ci sono rimasti 10 minuti, io devo farti una domanda altrettanto pressante. Intanto voglio sapere come sta Enea, com'è la situazione e quando ce lo rivediamo in guarda, pista. Guarda, la situazione è molto chiara. Lui ha rotto la scapola, che è una brutta bestia per un motociclista, voi lo sapete. Non deve forzare niente, tant'è vero che Le Mans non corre. Ha 4 settimane, poi si deve allenare. È chiaro che però per adesso si allena sulle gambe, non si può allenare sul torace, sulle scarpe. Diciamo che l'obiettivo è tornare al Mugello, che dovessi dirti oggi che al 100%, non lo so, però direi che però torna quando è guarito, perché di Marquez ne abbiamo visto uno, ecco, tanto per essere chiaro, e se vedi ci stiamo comportando in questo modo, quindi finché non sarà al 100%, nemmeno al 90%, non si presenta, perché la scapola è una brutta bestia e ti giochi la carriera. Enea ha cominciato la carriera, non vedo se smetterla adesso sarebbe veramente, poi gli esempi ce li abbiamo, tra l'altro non so nemmeno se Marquez correrà domenica, per adesso Bravo. non abbiamo notizie. Questo io ho parlato... il punto che ti volevo chiedere, perché qua però lo ampliamo un pochino e voglio sentire anche Pitti su questo, perché Marquez sta finalmente, potremmo dire, ma non so se è il termine giusto, applicando del criterio sui suoi infortuni. Regà, mi sono rotto una mano, non vengo a correre. Ci sto, lo capisco, non è da Mark, e questo da un lato mi preoccupa, e soprattutto io penso che ci sia una certa stanchezza di Mark di essere scaricato a terra per un problema, perché la Honda ha avuto un problema, questo lo sappiamo tutti. Ne ha una marea di problemi. Però nell'incidente con Oliveira pure, non diamo tutta la colpa a Mark, sappiamo che la Honda ha avuto un problema lì. Non è stato specificato, ma noi sappiamo che la Honda ha avuto un problema là. Detto questo, e quindi... quello è importante, poi voglio leggere anche il commento di Alessandro, dice qualcosa su Viegas, me lo voglio leggere con calma, però finiamo un attimo qua il concetto Marquez. Mi preoccupa il fatto che Marquez mi sembra che si sia stancato di correre con Honda o in MotoGP, non so quale delle due onestamente. Ma guarda, io ti posso dire una cosa, che
L'operazione che gli hanno fatto con la ingessata alla mano è un'operazione difficile, nel senso che ritornare, che sei ancora non a posto, specialmente la mano destra, sai cosa vuole dire. Per cui, secondo me, era abbastanza obbligato a stopparsi, anche se ne avesse avuto voglia, come ai vecchi tempi, e ne aveva voglia, non l'hanno fatto ritornare tutti i medici. E secondo me, la mia opinione è che Le Mans potrebbe non esserci, non ne sono sicuro, ma vedi che c'è un silenzio abbastanza imbarazzante, no? Quindi il fatto che lui voglia lasciare la Honda, secondo me la Honda non la lascia, perché la Honda l'ha aiutato nei momenti brutti, gli ha pagato tutto l'ingaggio, quindi credo che anche per riconoscenza, anche se poi la riconoscenza nello sport conta fino a un certo punto. Lo vuoi il titolo? Ecco, bravissimo. Però sai, se andiamo a vedere poi il panorama di tutto quello delle moto che ci sono, la Ducati non lo prenderà mai, perché secondo me ha fatto una politica dei giovani, non la può sconfessare. La Yamaha non lo prende, che con quella moto c'è Quartararo, per cui Marquez non va. Potrebbe essere KTM per via dello sponsor e di tante cose. È l'unica strada. L'Aprilia non ne parliamo nemmeno. Dipende anche lui come si proporrà, perché non potrà pretendere degli ingaggi particolari. Hanno 10 milioni, quindi... Ma secondo me anche molto, guarda, anche molto meno. Non credere che oggi si navighi nell'oro anche nella MotoGP, No, però per cui... se Red Bull con KTM gli dà 4 milioni, tu non ci vai. Ecco, bravo. Io un contratto chiederei, fossi un manager di Marquez, chiederei una cifra intorno ai 4-5 milioni e premi tripli, per arrivare poi a guadagnare dei bei soldi vincendo. Però un ingaggio non più alto di 4 milioni, anche perché è una scommessa, onestamente, al di là che è un fenomeno, sia ben chiaro, però nelle condizioni in cui è, che ha passato, è qualcosa come una scommessa, parliamoci chiaro. Si fa male un'altra volta e poi... Bravo, bravo. Quindi, sai, semmai sarebbe anche un contratto molto complicato, Lo fai un anno. Non fai ecco, gare. Bravissimo. Sai, in quell'anno poi ci devi mettere delle clausole della Madonna, Dove se non fai due gare, se non ne fai una, se rientri, cioè, sono contratti difficili da fare, quelli lì, ragazzi. Però stiamo parlando sempre di Marc Marquez, che tanto di cappello, sia ben chiaro. Però ha preso una strada che, francamente, poi non dimentichiamoci anche la cosa alla vista, perché anche quella l'ha passata, cioè ne ha tante magagne, capito? Al di là che lui in questo momento canta e porta la croce, perché è chiaro che ha una moto che non la vorrebbe nessuno, perché è una moto che non ha una direzione, non sanno, hanno una confusione totale, che io non ho mai visto la Honda nella mia carriera in queste condizioni, mai, ma mai. Cioè, stiamo parlando della casa più grande al mondo, non lo so. Hanno preso i tecnici Suzuki per cercare di sistemare quel telaio e comunque se lo devo far fare da Galex, perché loro non stanno capendo niente. Pensa a te, se avessero detto 15 anni fa che la Honda si faceva fare i telai dalla Galex, scappava da ridere, dai ragazzi. No? C'era un articolo di Giovanni Cortinovis che analizzava non so se l'avete letto, no? Analizzava il bilancio di Honda, di tutte le case, Honda in particolare, e Honda MotoGP non compariva. Motorsport in generale, giusto un po' con la Formula 1, avendo la partnership con Red Bull, però per il resto zero. Sai, la mia paura... Honda ha 400 aziende sotto se stesse. Ragazzi, la mia paura è che... Allora, siamo arrivati a un punto che mi avessero detto 20 anni fa che nel moto mondiale correvano 8 moto italiane, 12 moto italiane e 4 europee, che sono la KTM, cioè 16 moto, di cui e gli altri i giapponesi, per arrivare a 24, avrei detto siete pazzi. Però questo è successo, questa rivoluzione, probabilmente dovuta anche alla bravura di Dalinha, che è andata in una strada che gli altri non avevano. Però la mia paura, sai, che un domani Honda e Yamaha possono anche pensare di dire signori, non sappiamo se rimaniamo, attenzione, già la Yamaha ha 2 moto da 4, cioè è un pericolo, secondo me. E all'orizzonte non è che vedi delle grandi case che possono entrare, perché Kawasaki ha detto no, BMW ha detto no, cioè non è che, sì, parliamo della Fantic, ma stiamo parlando di un'azienda bella, valida, ecco, bravo, però che potrà avere anche questi obiettivi in un futuro. Ma qui mi pare che le cose, poi sai, con Sprint Race dirò di più, non fai altro che infortunati, sono tutti pazzi, 2 gare per volta, è chiaro che se ne fai 24 invece che, se ne fai 42 invece che 21, gli incidenti aumentano, è matematica, parliamoci chiaro. Se ho tempo, Alex, ho due domande.
Secondo te questo format della Sprint Race, Carlo, verrà confermato anche il prossimo anno? E poi, questione Aleix Espargaró, che ha parlato a The Race dicendo che il 2024 potrebbe essere l'ultima stagione, quanto c'è di vero? E chi pensi che possa effettivamente sostituire Aleix in Aprilia? Ma guarda, secondo me l'Aprilia, allora, che Aleix smette a fine 2024, sono d'accordo, l'ho capito e fa bene. Secondo me, se fossi Aprilia, fossi Massimo Rivola, cercherei un italiano, perché l'Aprilia un italiano deve averlo. Tony Arbolino, bravo, pescherei nella Moto2, se Arbolino, che è cresciuto, è diventato... Era proprio scontato, quella domanda cancella, Carlo, questa era facile. Una domanda scontata, deve cercare un italiano, al momento l'italiano più giusto, che è cresciuto, che è diventato, quest'anno te l'ha fatto vedere, è Tony Arbolino. Poi... questa è la prima cosa importante. La prima domanda non me la ricordo, scusami. No, sul format della Sprint Race, se vedendo ecco, come sta cambiando, verrà confermato uguale identico. Guarda, per il allora, anno. Innanzitutto io ho parlato con Stefano Domenicali, che è un amico, siamo nati assieme, figurati. Quando lui dichiarò la Sprint Race è meravigliosa, ti ricordi? Venne ho detto, ma Stefano, quante ne hai fatte tu nella Formula 1? 5. Ah, ho capito, e noi dobbiamo farne 21. Parliamo di cose serie. Se quest'anno il format fosse stato di 5 o 6, diciamo, sprint race, io sarei stato anche d'accordo. Ma farle soprattutto nei circuiti dove non hai pubblico, tanto per, o dove hai meno pubblico. Credo che una revisione di questo format ci possa essere. E magari riducendo il numero delle sprint race, perché sono troppe. Questo penso di dirti che sarà guardato e sarà valutato. Il fatto che poi siano meno non lo so, ma io penso che saranno meno, perché così rischi veramente di fare delle griglie di partenza molto povere. Da quando c'è la Sprint Race, volenti o nolenti, si sono fatti male tantissimi di quelli bravi, perché poi se si fa male Marche, si fa male Bassianini, si fa male Oliveira, si fa male Vignales, per dire, cosa fai la domenica? Chi ha pagato il biglietto non vede questi quattro? Bisogna stare più attenti, ragazzi, secondo me. Chiudo io con una cosa. Intanto Giulietto dice gli è parso di leggere che Toprak avrebbe rifiutato un test con la M1. Non credo, non mi risulta questo, Giulietto, però andremo ad approfondire. Ma figurati se il test non si rifiuta mai. Corre con una M1 lo valuterei, però quello è un altro discorso. C'è ovviamente Alessandro che diceva Viegas ci ha regalato anche la chicca secondo cui la parte più bella di una gara è la partenza e quindi le raddoppiamo. Questo è il nostro presidente. Sì, ma Viegas se parlasse di meno sarebbe meglio. Esatto, ecco, bravo. No, c'era un'altra cosa che io ti volevo chiedere, Carletto, che era... Sì. Riguardante un pochino la situazione Aprilia, che sta andando molto bene, ma soprattutto anche Tony, perché volevo capire insomma se c'era già stato un qualche contatto, perché secondo me Tony è più o meno, visto quello che ci sta facendo vedere, l'anno prossimo. Ma guarda, i contatti ci sono sempre, ci mancherebbe altro, adesso già si è parlato con tutte le case. Credo che l'Aprilia sia quella più difficile o quasi impossibile. Per il semplice fatto, non per via di Tony, perché hanno contrattualizzato i piloti per 2 anni. Sia quelli dell'ufficiale che quelli del secondo team. E per cui sai, se qua hai contratto di 2 anni, a meno che succeda qualcosa di strano, ma non credo, anche perché Massimo Rivola su Raul Fernandez ha molta fiducia, l'ha detto. Ci rivedremo a giugno e a luglio, però credo che Aprilia sia una strada abbastanza chiusa. Sai, quando hai contratti di 2 anni, come fai? Sì, mi dai, i contratti sono fatti anche per romperli. Però sai, non è che sconfessi una cosa di sto genere, per cui le strade per Tony sono le Ducati o forse la Yamaha, se Morbidelli non si riprende, però sai, essendo molto amico di Quartararo, però ti dico la verità, dovessi decidere io, e poi decide sempre il pilota, parto con Ducati, un team come Pramaco, come Gresini, perché hai una moto a posto e la tua MotoGP parte in discesa o in salita a seconda di come la vediamo. Per cui io farei una scelta di questo genere. Oggi, domani non lo so, ma oggi farei questa. Certo. Dobbiamo chiudere. C'era Giulietto che voleva farti la domanda, ma Giulietto non facciamo in tempo. Io ti volevo chiedere un'ultima cosa, Carletto, per chiusare proprio. Domenicali che viene al paddock della MotoGP. C'è qualche cosina che si muove oppure era una visita così tanto per... Ma sai, tanto per incominciare, incomincia la moto E con tutte le Ducati e la moto elettrica, e quindi sai, secondo me è giusto che venga perché è stata anche la sua decisione. No, altre cose direi al momento non ci sono, è un po' presto per fare le squadre e tutto, secondo me verso giugno-luglio. Quest'anno secondo me i contratti si fanno abbastanza tardi, anche perché la maggior parte dei Gran Premi da agosto in poi ce ne sono una marea.
Quindi bisogna vedere anche un po' i piloti come si comportano. Sarà un po' più lunga quest'anno. Però sai, Domenicali, Claudio, io gli voglio bene, è una persona, io l'ho sempre detto che lui per me è l'Enzo Ferrari della Ducati, perché alla Ferrari gli manca l'Enzo Ferrari che decideva sportivamente tante cose, non ce l'hanno. Claudio Domenicali è uno che fa tutto, forse anche esagerato, però è uno che la competenza ce l'ha, e le cose le vede bene, secondo me la Ducati è fortunata avere Claudio, secondo me, questo è quello che penso io. Meno male, meno male. Ragazzi, dobbiamo chiudere, siamo in ritardo. Carletto, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. Grazie, Carlo. Tra le varie ciao, pause. Alla prossima. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao, ciao. Prego, Pitti. Grazie a voi. Ciao. Grazie anche a te, Pitti, per essere stato con noi. Grazie a te, Ale, è un piacere. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Ci vediamo alla prossima. Assolutamente sì. Grazie a Giulia Andaga dalla regia. Ragazzi, Giulietto, Filippo, Alessandro, Gianluca, ragazzi, grazie a tutti. Aspetta, mi sono scordato qualcuno, quasi sicuramente. Enrico, ragazzi, grazie veramente. Cesare, grazie a tutti per essere stati con noi. Anche da parte mia, Alex Di Bisceglie, è tutto. Un saluto a Giulia Andaga dalla regia e ci vediamo martedì prossimo. Ciao a tutti!